i nostri appuntamenti con Filippo Moyerson e scopriamo i segreti per una corretta posizione in sella. Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di quelle che devono essere delle insistenze, delle correzioni da fare all'assetto del cavaliere e in maniera specifica la posizione delle mani e la posizione del piede del cavaliere. Quello che è importante quando noi teniamo le redini in questa posizione è importante il pugno sulla verticale e sentire il pollice stretto sulla redine. Tutte le dita, le altre dita della mano rimangono morbide, le redini passeranno in questa posizione con le dita morbide, chiuse ma morbide. Non bisogna avere il pugno chiuso, serrato in questa situazione e non bisogna avere le dita aperte così. Quello che è importante poi è avere morbido il gomito, morbida la spalla, dritta la schiena ma non contratta e il piede del cavaliere deve entrare nella staffa in questa posizione. La punta non deve essere troppo in fuori, deve essere praticamente parallela al cavallo. Il tallone deve scendere ma con la caviglia morbida. Non bisogna spingere il tallone giù in maniera forzata, altrimenti si irrigidisce il piede, la gamba va avanti e tutto il resto del corpo rimane un po' contratto. Deve scendere col ginocchio, scendere col tallone e pensare di avere la caviglia morbida. Pigia bene sulla staffa sinistra, non mette la punta in fuori, mette la punta un po' più chiusa. Quello che è importante è pensare bene a ogni parte del nostro corpo, perché noi tante volte non ce ne accorgiamo, ma teniamo una parte del nostro corpo contratta, soprattutto quando abbiamo un cavallo che magari è un po' pesante sulla mano e noi ci irrigidiamo. Allora dobbiamo abituarci, e questo lo possiamo fare soprattutto all'inizio del lavoro, i primi minuti di riscaldamento, quando per esempio trottiamo, sentire bene una parte del nostro corpo, contraendo il muscolo e subito rilasciandolo, di modo che possiamo localizzare quella parte del corpo in maniera da averla morbida, rilasciata, ma ordinata, a posto. Questo può succedere per la mano, per il gomito, il braccio, la spalla, le reni, sentire bene le proprie medie e bassa del dorso e sentire bene la gamba che deve rimanere aderente al cavallo, vicina al cavallo ma non serrata assolutamente, e la caviglia e il tallone, cioè ogni parte del nostro corpo deve essere corretta. L'istruttore ha il compito, dovrebbe avere il compito, di fare queste correzioni. Tante volte si sente l'istruttore che dice abbassi i talloni, lo dice una volta, l'allievo monta così, salta così e non insiste. No, guarda qua, guarda qua, guarda qua, guarda qua. Ok? Ripeti, deve insistere, pretendere che ci sia una correzione. Giù il tallone, ok, quello andava abbastanza bene. Di modo che poi dopo nel percorso diventa una specie di abitudine ad avere il giusto assetto, l'inforcatura giusta, la posizione del busto nell'inclinazione corretta, a seconda un po' anche del momento del lavoro, che all'inizio si lavorerà di più col peso sulle staffe, con una monta più in avanti, leggermente lasciando il cavallo più nella sua situazione di equilibrio. Poi dopo, man mano, ci si avvicinerà un po' di più alla sella, si chiederà un po' più un lavoro di ginnastica al corpo del cavallo, avvicinando un po' di più l'assetto del cavaliere a quello che è l'assetto più da lavoro in piano, da dressage. Per cui questo è importante, ma è importante che ci sia proprio una visiva correzione e impegno dell'allievo, altrimenti ci vuole maggiore insistenza dell'istruttore.